Giuli, come legge questo stop di Grillo con la mossa dei sette saggi? Facciamo un passo indietro. In primo luogo bisogna tenere presente che il Movimento 5 Stelle è in decadenza elettorale già da 2 anni e mezzo. E questo avviene in un quadro generale in cui da Forza Italia fino al 5 Stelle tutti i partiti, ad eccezione appunto di Lega e Fratelli d'Italia, hanno avuto scissioni, abbandoni, eccetera. Quindi siamo in presenza di un rimescolamento forte delle carte nel sistema di rappresentanza. Grillo probabilmente aveva pensato di risolvere la questione con un semplice licenziamento, chiusa là. E c'è stato poi un pronunciamento della base degli, attenzione, degli iscritti, quelli non sono gli elettori, sono gli iscritti. Nel Movimento 5 Stelle ogni pezzo, iscritti, attivisti, dirigenti, gruppo parlamentare, eccetera, fa storia per sé. Ora, Grillo sta tentando una cosa a metà fra il gioco del cerino e il passaggio da un divorzio per colpa a una separazione consensuale. Ed è ragionevole che tenti di trovare una via di uscita del genere. La verità è che l'errore è stato fatto dall'inizio. Grillo ha in testa un'idea di politica, di movimento, eccetera, completamente diversa da quella di Conte. Non ci sono santi. E sarebbe stato logico nei mesi scorsi che Conte avesse fatto un partito suo, che quindi raggiungeva, raccoglieva una quota di elettori che non avrebbero votato 5 Stelle, quindi sangue fresco, alleato al Movimento 5 Stelle. Non so se questo sia ancora attuale. Già dobbiamo vedere una cosa: come se la cava Conte senza simbolo con le elezioni amministrative che sono a settembre? Se presenta una lista sua, rompe con tutti i candidati locali, eccetera, e si espone al rischio di un rovescio. Se non si presenta, dà un segnale di debolezza. Anche questo probabilmente peserà sulla bilancia di questo ennesimo tentativo di mediazione, il cui esito non mi trova molto ottimista.